Util fornisce attrezzature alle officine meccaniche, carrozzerie, elettrauti, fabbri e gommisti, assicurando sempre avviamento dei macchinari e assistenza tecnica continua. All'indomani della sentenza di appello della Corte dei Conti che ha condannato l'ex sindaco Marco Galdi a risarcire il comune metelliano per un presunto danno erariale di circa 55.000 euro per il contributo concesso alla Cavese Calcio nel 2010, stamane nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città, Galdi ha ricostruito puntualmente tutta la complessa vicenda. Nello specifico, l'ex primo cittadino ha così voluto raccontare la sua versione dei fatti. Galdi inoltre ha annunciato che ha già provveduto ad attivare tutte le procedure per restituire la somma al comune di Cava dei Tirreni. La condanna ormai è definitiva perché le sentenze della Corte dei Conti non ammettono ricorso in Cassazione se non per motivi di giurisdizione. Ci sarebbero stati molti motivi sul piano giuridico e fattuale per impugnare questa pronuncia. Dal punto di vista giuridico si vuole applicare una legge che vieta le sponsorizzazioni, che per gli enti locali è vincolante dal 2011, cioè dall'anno successivo alla sponsorizzazione effettuata nel 2010. Sul piano dei fatti il sindaco ha votato con tutto un consiglio comunale in un momento di grande difficoltà della squadra cittadina un indirizzo politico per sostenere la squadra con la somma di 150.000 euro, ma successivamente con un atto proprio del sindaco ha detto agli uffici: attenzione, la Cavese Calcio che sta fallendo ci deve dare 135.000 euro compensate, e di fatti ne sono state date 16.000. Senza quest'atto del sindaco il danno sarebbe stato, se di danno si tratta, di 150 e non di 16.000 euro. Ancora, con un altro atto del sindaco si dice: portatemi la delibera di giunta che per legge serve per fare queste sponsorizzazioni. La delibera non è mai arrivata sul tavolo del sindaco perché gli uffici hanno ritenuto di liquidare direttamente questo contributo, senza delibera di giunta, senza contratto di sponsorizzazione. Ma una cosa è l'attività di indirizzo che fa il sindaco, altra è l'attività di gestione degli uffici. Io penso che ognuno debba essere chiamato a rispondere per l'attività propria, non per l'attività degli altri. Ma francamente, dal punto di vista personale, mi sento assolutamente sereno di aver agito nell'interesse della città di Cava dei Tirreni e di aver rispettato profondamente il denaro pubblico. Nonostante questo dovrò sottrarre alla mia famiglia l'importo di 56-57 mila euro, che è quanto la somma per la quale sono stato condannato.